Cominciamo bene. Mister, rifinitura alla Reghi, se non sbaglio, forse è la prima volta nella stagione. No, la seconda. Appunto, una delle primissime e 26 convocati. Si ricorda quando si è fatta la prima volta la Reghi? Ma io non sono Scaramante, comunque era prima, prima della partita col Marino l'abbiamo perso 1-0 a Salerno. Però non giocava a Salerno, diciamo, il giorno dopo. Ecco, comunque, rifinitura alla Reghi, 26 convocati, segno proprio che non si è tralasciato nulla a caso, c'è grande concentrazione per questa partita. Il discorso di essere 26 convocati mi sembra doveroso per tutti i ragazzi che, da chi è partito i primi di agosto a quelli poi via via si sono aggregati, debbano partecipare all'ultima giornata, sia chi andrà in campo e sia magari chi sfortunatamente per loro dovrà andare in tribuna, quindi mi sembra una cosa doverosa. No, no, la partita è una partita che ha un'importanza, lo sappiamo tutti, è inutile diciamo delle cose che sono ovvie, lo sappiamo, chi fa calcio sa che a un certo punto non ti puoi più permettere, cioè non c'è più prova d'appello e questa è una partita in cui non c'è prova d'appello, quindi, però insomma siamo tranquilli, sereni, sapendo che stiamo bene in condizione, abbiamo lavorato bene, non cambia niente da qualsiasi altra vigilia dal punto di vista della preparazione, se non il fatto che i ragazzi sono, cioè non basta dirgli niente, sono già concentrati da soli. Sicuramente è una partita che tutti vorrebbero giocare dal suo minuto. Questo per lei complica un po' le scelte, cioè il fatto di avere già qualcuno anche tra i big, non parti dal primo minuto oppure no? Sicuramente, essendo l'ultima partita in casa, tutti vorrebbero giocare e infatti per la prima volta sono tutti a disposizione, chi meglio, chi peggio, comunque sono tutti in grado di far parte dei 18 convocati. Normale che ci sono delle regole che voi ben conoscete e quindi per forza di cose a qualcuno bisogna rinunciare, però siamo stati comunque tutti parte attiva e importante di quello che è stato fatto quest'anno, per cui come ho detto già in altre situazioni ai ragazzi che le vittorie sono sempre di tutte, per cui non è che se uno non gioca una partita, sta fuori, si deve sentire di non aver vinto, perché comunque il campionato è stato lungo e il contributo è stato dato da tutti. Che cosa conta in questo, in quest'ultimo assalto alla Lega Pro, questa partita da dentro fuori, di fatto, che cosa non deve commettere la sua squadra rispetto magari alle due ultime partite giocate? Bisogna stare sempre tranquilli, nel senso che bisogna avere la capacità di essere determinati, cattivi, concentrati, ma allo stesso tempo avere la testa che ragiona. Io dico sempre testa fredda e cuore caldo, e quindi in questo c'è secondo me la sintesi. Purtroppo noi come squadra molte volte questo non avviene, perché comunque abbiamo delle caratteristiche individuali proprio a livello caratteriale che ci porta molte volte a innervosirci con troppa facilità, e questo quando uno si innervosisce, siccome è la mente che comanda sempre tutto, comanda tutto, le tue decisioni e il tuo fisico, se tu hai la mente che non è sgombra, non è serena, non è lucida, rischi che sbagli tanto, quindi questo è l'unico, ma questo era il pericolo che il primo giorno, o perlomeno prima della prima partita ufficiale di campionato, mi ricordo siamo in questa cosa, prima della partita col Palestrina, dissi ai ragazzi, gli unici nemici di noi stessi siamo noi stessi proprio, e quindi in questo c'è tutto. Senta, mister, il gruppo come sta vivendo la vigilia del grande giorno dal punto di vista emotivo? L'ha visto teso, nervoso? No, vabbè, abbiamo giocatori che in campionati comunque ne hanno vinti, quindi sono abituati a giocare con questa tensione, magari anche con tensione anche superiore, quindi sono concentrati, al punto giusto, quindi consapevoli che è un impegno importante. Speriamo che queste
queste attese poi si tramutino in campo realmente con una prestazione all'altezza. Già scelto di mandare in campo titolare tra i pali? Non ho scelto ancora chi mandare proprio in campo in genere, perché comunque è stata un po' una settimana in cui bisognava verificare tante cose e poi, come il discorso, nella valutazione anche tecnica e fisica ci sono anche delle altre valutazioni che vanno fatte e che quindi rende ancora più difficile il compito questa settimana, perché l'obiettivo è sempre quello comunque di mettere in campo la squadra che dà più garanzia. Però dalla scelta del portiere dipende un po' tutto in questa circostanza, nel senso che lei comunque schierando in ogni andare lì si riprova condizionato a dover schierare. Certo, sicuramente se dovesse giocare gli andari lì devo trovare posto a 4 under in mezzo al campo, quindi con chiaro è facile far giocare certi, se inquadriamo il discorso in un certo senso, no? Bisogna vedere lo stato di forma, cioè io ben chiaro. Vabbè, lei lo avrà. Ho chiaro la cosa, però ripeto, io devo sempre sapere i ragazzi prima, quindi comunque oggi nel pomeriggio raccoglierò tutte le idee che mi sono fatto. Cioè lei la formazione l'ha già decisa di fatto oggi? Diciamo per 9 undicesimi, sì. 9 undicesimi. Giubilato come sta? Ieri ha avuto qualche problema? No. Bene. È giunta voce che avesse qualche problema? Sì. No, non ha avuto nessun problema. Di che genere? No, ieri so che non aveva fatto qualche... Non ha partecipato alle prove tattiche. È delle spie. No, le prove tattiche, i difensori hanno fatto un lavoro di grosso, di rinvii, diciamo. Io ho tenuto i centrocampisti e gli attaccanti che hanno fatto loro, diciamo, un lavoro di, tra virgolette, no, magari c'è qualche giocatore che soffre un attimo più sintetico, non è un infortunio, per carità. Ah, no, ma insomma. Mister Bonari invece come sta? Gioia ha fatto una sezione di partita, sì. Vi vorrebbe sempre giocare, però... Sta abbastanza bene, l'ho visto anche oggi bene, dal punto di vista fisico molto bene, nel senso che è anche a calciare, oggi ho visto che ha calciato con un pochino più di scioltezza, il suo problema era solamente nel calciare con il piede destro, perché il problema ce l'aveva sul piede. Ma questa volta i quattro tenori, come abbiamo detto qualche volta, quando c'era il 4x4, insomma, li potremmo rivedere insieme oppure no, con un modulo diverso? Si potrebbero vedere, come si potrebbero non vedere. Tutto ci può. Mister, i 2 undicesimi che deve decidere, poiché il nome non ci aiuta, quindi parliamo di voi, sono il portiere e il centrocampista centrale. O l'attaccante. O terzino, o il difensore centrale, sono due, dai. Oggi è più abbottonato che mai, è una scelta. Ma no, no, perché non ho. Perché non ho. Realmente ha dei dubbi o realmente? No, perché ci sono, come ho detto. No, quello no. Il discorso è che, come ho detto, le valutazioni questa domenica possono anche prescindere. Cioè, devono essere sempre in senso tecnico di mettere la squadra migliore. Però capendo che anche l'importanza per tanti giocatori di far parte di questa partita. Quindi anche io sono sempre riconoscente ai miei giocatori, io li difendo sempre perché sono loro che fanno la fortuna degli allenatori. E quindi io, siccome sono loro che vanno in campo e giocano e sudano, diciamo, anche per me, per la mia carriera, quindi io sono sempre riconoscente, ho con loro un rapporto sempre di gratitudine, quindi in questo senso per me è importante anche queste considerazioni. Mister, percentualmente che però non devono andare a cozzare con il discorso tecnico, cioè a parità. Cioè lei dice se una persona, uno di quelli che le ha dato tanto nel corso della stagione, magari anche all'80% gioca. Esatto. Potrebbe essere questo è il concetto, sì. Perché magari uno di quelli che ha dato tanto nel corso del campionato si è più sacrificato.
perché io penso che sia questo, certo se c'è una grossa disparità che ragionando dico però quello sta meglio, alla fine poi faccio la scelta per cosa, però io sono sicuro che domani paradossalmente cioè chiunque va in campo fa la prestazione perché è troppo importante, poi ci sarà pubblico, per cui anche se dovessero giocare, che ne so, 11 under vincerebbero ugualmente. Cioè, sono convinto di questo, la prestazione ci sarebbe sempre, perché comunque lo sentono. Dice che idea si è fatto un po' del pasticcio sulle squalifiche del Monte Rotondo, insomma. Ma nessun cosa, lì c'è un database in Lega dove arrivano sempre e si aggiornano in automatico. Probabilmente deve essere successo qualcosa che non si è aggiornato. Quindi credo che sia stata proprio una segnalazione del Monte Rotondo a far sì che venissero, diciamo, squalificati poi, perché probabilmente pensano, non lo so, ai play-out e quindi vorrebbero andare con il minor numero di giocatori squalificati, credo, non lo so. Non so che cosa, però non mi interessa, non ci vedo una dietrologia dietro a qualcosa o qualcosa che è fatto ad arte, vero, no? Eppure da Marino dicono che c'è qualcosa fatto ad arte. No, bisogna sempre parlare di qualcosa. Cioè, veramente credo, fiducia in tutte le istituzioni che ci stanno, anche se in tante istituzioni non bisognerebbe avere fiducia, perché ti smentiscono e ti tradiscono quotidianamente. Non parlo a livello di calcistico, ma a livello più importante. Però a me non mi tocca proprio. Mi sarà sentito il presidente Lotito in questa vigilia. Magari ti aspetta che domani sia qui? Non lo so, se è possibile, potrebbe anche essere, possa venire. Credo che il Presidente Mezza Roma, credo che venga la partita, lui l'ho sentito ieri. Il Presidente Rodito comunque sta in contatto sempre con la squadra, per cui si informa sempre. Non so se adesso lui è comunque Presidente della Lazio, per cui insomma la Lazio pure si sta giocando qualcosa di importante, quindi non so poi che cosa deciderà. Rispetto alla partita, alla vigilia della partita col Firenze, Sessito come sta la punta psicologica? Lei disse comunque sta meglio, settimana l'ho visto un po' meglio. Cioè eventualmente pronto per giocare, cioè, non sarebbe un rischio in questo senso? Cioè le sarebbe ma... il 100% se dovesse giocare sì, sarei sicuro, perché comunque non credo che sarà una partita dove ci tireranno tante volte in porta, perlomeno questa partita, che non dovrebbero proprio superare la metà campo se riusciamo a fare la partita che vogliamo fare. Quindi diciamo, il portiere potrebbe essere poco influente. Quindi lei in mente comunque una formazione, diciamo, d'assalto, formazione anteriore, almeno nell'atteggiamento? No. Cioè magari una formazione in cui vuole. Bisogna mettere i giocatori che stanno bene, quindi. Se si mettono giocatori che stanno bene, che corrono, alla fine poi l'assalto ci sta perché corrono naturalmente. E Nicodemo rientra anche in queste caratteristiche? Il discorso è sempre quello là, cioè quattro under devono giocare, adesso bisogna vedere dove troveranno posto. Certo, ho 23 giocatori a disposizione, qualcuno dovrà essere sacrificato in qualche modo. Potrebbe essere Nicodemo, potrebbe essere qualcuno degli attaccanti. Potrebbe essere qualcuno in difesa, non lo so. Vediamo. Se lei non è mai banale nelle sue dichiarazioni, almeno quando non si parla di formazione che è abbastanza abbottonata. Che idea si è fatto dell'episodio che ha coinvolto gli rossi? Allora, prima cosa, io proprio come mia filosofia non giudico mai le persone, perché nessuno di noi non ha mai sbagliato nella vita, tutti, bene o male. Abbiamo commesso qualche errore, per cui secondo me nessuno dovrebbe giudicare gli altri, anzi, molte volte accusare gli altri delle proprie disgrazie, quello che succede spesso, è sintomo di ignoranza. Uno dovrebbe probabilmente giudicare se stesso prima di giudicare gli altri. È innegabile che il gesto, essendo stato fatto davanti a tante persone, è
è un gesto importante, che però racchiude dietro sicuramente una situazione di tensione che il calcio porta. Io non conosco personalmente Delio Rossi, ho avuto modo di stare insieme a lui quando siamo andati con il master a Palermo, e mi è sembrata una persona equilibrata, disponibile, cose, quindi. Però a tutti può capitare di sbagliare, questo a tutti, io credo che sia lui il primo a capire che tornando indietro non farebbe, però non bisogna giudicare e dire ha fatto quello, ha fatto quello, non bisogna giudicare, le cose possono succedere a tutti, a qualsiasi persona può succedere, quindi quelli che si ergono a paladini si guardassero prima nella loro vita di tutti i giorni che cosa fanno prima. Dico una cosa però, però non so poi quanto è utopia, il discorso è che le parole non dovrebbero offendere, perché anche se io trovo di fronte una persona che mi offende a parole, io dovrei avere la forza di capire che quello è un cretino, cioè che lui mi sta dicendo, però in realtà si offende da solo, e bisognerebbe avere la forza di non prendere mai le parole in maniera personale. Cioè in quel ragazzo che è uscito, probabilmente anche lui aveva una sua situazione di tensione, ora non so, di fatto che stava perdendo 2-0, che ne so, magari deve rinnovare il contratto, magari non gli riusciva una cosa, e magari anche lui, uscendo, anche lui aveva i suoi problemi, e se ne è uscito, però uno che se ne esce così, di fronte a una persona, innanzitutto è molto più grande di te, che ti ha difeso anche nel passato, che è il tuo allenatore, ti commenti già da solo tu, quindi secondo me, però, ecco, uno dovrebbe star zitto, però molte volte può non capitare che ti saltano, perché è naturale, siamo degli uomini, e quindi cose, quindi questo dico. Dico che tutti comunque dovremmo, anche quando uno sta per strada, che magari passa uno che ti taglia la strada e ti dice, e dici una parolaccia, quello magari quello si ferma perché tu gli hai detto la parolaccia, e scoppia, ecco, queste cose bisognerebbe evitare, cioè non prendere le parole in maniera personale, perché le parole sono parole, basta. È chiaro che se uno si trova in una situazione di difficoltà fisica, dove vieni aggredito, dove c'è in pericolo fisicamente la tua vita o quella dei tuoi cari, è normale che devi reagire, però alle parole uno dovrebbe avere la forza di, non so, meglio un silenzio che molte volte. Per esempio, Mazzarri proprio 5 minuti fa ha dichiarato, non sono schierato, sono schieratissimo con Delio Rossi. Insomma, è una dichiarazione abbastanza forte. Secondo me le persone pubbliche devono dare sempre degli esempi che siano buoni per la vita di tutti i giorni. Però è anche vero che nella società di adesso che esempi abbiamo? Cioè dalla televisione, dai programmi di vita, cioè è una rissa continua, quando ci sono le trasmissioni in politica, quando ci sono le trasmissioni di gossip, sono tutti sempre uno che litiga con l'altro, quindi che esempi diamo? E poi ci permettiamo di giudicare una persona che ha avuto uno scatto, una cosa. Io dico che tutto può succedere, dovremmo comunque ognuno di noi vedere a noi stessi singolarmente, a non giudicare gli altri, ma giudicare noi stessi. Allora forse uno scatto in avanti ci sarebbe. Mister, una domanda che mi permetta. Domani non ci sarà forse il pubblico delle grandi occasioni, ma ci sarà abbastanza gente. Due domande. Come la prenderanno gli under? Cioè saranno tesi? E poi un'altra domanda. Cosa si sente di dire ai tifosi domani? Il discorso degli under bisognerebbe chiedere a loro, insomma. Penso, insomma, che io quello che gli ho detto oggi, gli ho detto ragazzi, giocare a partite così non capita tutti i giorni, soprattutto se a uno piace giocare a calcio, hai la possibilità di giocare una partita importante e quindi dovete andare in campo e far vedere quello che di bello sapete fare, quindi giocare a calcio come i bambini che vanno al parco a giocare e basta, con spensieratezza, con concentrazione, con cose, ma quindi questa, io spero che non abbiano nessuna ripercussione. Per quanto riguarda i tifosi, sono contento che ci saranno, insomma, il pubblico, non delle grandissime occasioni come avete vissuto in passato, però probabilmente qualcosa di più. Speriamo che domani sia il primo scalino di una strada che possa essere, insomma, il più luminosa possibile.
Mister, premesso che noi non sappiamo se lei sarà l'allenatore del Salerno Calcio l'anno prossimo, al di là di quello che sarà il risultato finale, che tutti ci auguriamo sia positivo, che cosa si porterà dietro da questa esperienza a Salerno? Cosa le rimane? Non mi sembra questo l'occasione per parlare, adesso ve l'ho detto. Ci sarà tempo e luogo per parlare, per fare mille discorsi o in chiave ufficiale o magari a cena, non è un problema. Non è questo il momento, adesso bisogna pensare alla partita di domani, quindi tutto quello che sono le mie considerazioni, tanto io, se voglio posso essere anche un libro aperto e aprirmi quando voglio, quindi quando sarà, sarà. Domande? Grazie. Grazie.